Buonasera, buonasera a tutti. Ci ritroviamo qui come ogni settimana. Per la verità, ci dovevamo trovare venerdì scorso per fare il punto della situazione sull'epidemia da Covid in Emilia-Romagna. Ma venerdì scorso lo abbiamo impiegato praticamente tutto il giorno per inaugurare il Covid Intensive Care, che è ovviamente una rete molto importante, molto anche strategica per noi e per l'Italia sulla potenziamento della terapia intensive. E lo abbiamo fatto col ministro Boccia a Rimini, lo abbiamo fatto col ministro Speranza a Bologna, a Modena, a Parma e poi abbiamo anche visitato l'ospedale di Piacenza. Per questo lo facciamo oggi, il punto della situazione. Un punto della situazione che peraltro è risente a una settimana esatta, appunto, come diciamo così, scadenza temporale del giorno 3 di giugno, giorno in cui c'è stata la più grande apertura anche rispetto alle relazioni e alla mobilità fra regioni. Ed è importante che noi oggi interpretiamo i dati di oggi, rendendoli ovviamente pubblici. Ma nel solco di un trend che si sta confermando molto favorevole per il contenimento dell'epidemia da Covid e ovviamente anche con alcune diciamo, valutazioni per quello che ci riguarda, almeno noi come amministrazione regionale, sulle questioni che abbiamo da affrontare nella prospettiva e nel prossimo futuro. Ma andiamo con i dati di oggi. Oggi sono stati effettuati 5.000 tamponi nasofaringei e raggiungendo 360.962 persone dall'inizio dell'epidemia. Anche oggi abbiamo continuato a promuovere la nostra campagna di test sierologici con 3.001 test effettuati, che ci fanno raggiungere sostanzialmente, forse anche superare, la quota dei 200.000 screening sierologici in tutta la regione Emilia-Romagna. I positivi al Covid-19 oggi sono 20, sono due persone sintomatiche, cioè due persone che hanno accusato qualche sintomo tipico dall'infezione da Covid e 18 invece totalmente asintomatici, cioè individuati attraverso la campagna di screening sierologico. Appunto, oggi ne abbiamo fatti 3.000 di test. Ricordo che tutti coloro che sono positivi agli anticorpi IgG, IgM da test sierologico, noi effettuiamo rapidamente il tampone nasofaringeo in modo da avere la diagnosi completa per quello che riguarda appunto la positività da Covid, oppure attraverso i tamponi che noi facciamo ai contatti non solo ristretti, ma più in generale, insomma, ai contatti dei casi positivi, anche i casi asintomatici che rintracciamo. Quindi una vera e propria diciamo, caccia al virus che da qualche settimana si sta caratterizzando proprio in ragione della prevalenza, della quasi totalità dei casi riscontrati come casi asintomatici, cioè persone che noi rintracciamo o attraverso l'indagine sierologica oppure attraverso l'individuazione dei contatti dei casi ritrovati. E i positivi dall'inizio dell'epidemia sono 27.928. Anche oggi abbiamo avuto dei decessi, delle persone che hanno perso la vita, sono quattro persone, alle quali ovviamente esprimiamo, alle cui famiglie esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Il dato di quattro persone decedute è un dato che ancora ovviamente non ci rende pienamente sereni. Noi vogliamo lo zero nella casella dei deceduti. Noi dobbiamo arrivare a ottenere questo risultato perché significa appunto che
In questa regione nessuno più perde la vita in conseguenza dell'infezione da Covid, però è anche vero che dall'inizio dell'epidemia il dato di 4 deceduti è il dato migliore, ahimè, che noi abbiamo avuto dal 2 marzo scorso. Dal 2 marzo scorso sono sempre aumentati i casi delle persone decedute. E mai avevano raggiunto appunto le 4 unità come oggi. Ma complessivamente la popolazione che attraverso l'infezione da Covid, anche con varie patologie correlate, ha perso la vita, sono 4.179, un dato che ci fa molto riflettere, soprattutto ci deve impegnare anche in memoria di queste persone, di queste famiglie, a dare il massimo dell'impegno possibile per arrivare a quota zero, non solo per i deceduti, ma anche per i nuovi contagi. Per questo non dobbiamo mai abbassare la guardia, mentre il mondo ritrova, il mondo nostro, la regione Emilia-Romagna, molte regioni del paese ritrovano la loro quotidianità, la loro normalità, nell'ambito lavorativo, nell'ambito delle relazioni interpersonali. Noi dobbiamo concentrarci, abbiamo il compito di non mollare, di non abbassare la guardia, di andare e di continuare a svolgere ancora più teste, ancora più tamponi, come se fossimo in piena emergenza, anche se ovviamente i numeri sono molto limitati e quindi necessariamente qualche tampone ci rimarrà in laboratorio, ma è molto importante per noi non abbassare la guardia. Il passo epidemiologico è ormai stabilmente sotto lo 0,1%, quindi siamo ad un livello davvero molto molto basso, molto favorevole per quello che riguarda la nostra, diciamo così, il passo con cui il virus si propaga e la nostra capacità di limitare e di contenere l'epidemia da Covid. E continuano invece i guariti, per fortuna, guariti oggi sono 62, sono 21.467 le persone guarite dall'inizio dell'epidemia, cioè 77 persone su 100 che hanno riscontrato l'epidemia, l'infezione da Covid, oggi sono assolutamente guarite. E la popolazione che è ancora attiva nella malattia è formata dall'8% dei casi positivi riscontrati, cioè da 2.282 persone. Di queste 2.282 persone, 2012 sono al loro domicilio, quindi l'88% dei cosiddetti positivi, appunto, da Covid, che non sono persone prevalentemente sintomatiche, sono in isolamento, sono assistite o al loro domicilio oppure nelle strutture alberghiere che noi mettiamo loro a disposizione nel caso in cui dovessero non esserci quelle condizioni logistiche al loro domicilio, tale per cui appunto non vi sia possibilità di propagare il virus in famiglia. Soltanto il 12% della popolazione attiva nella malattia è in ospedale, 239 sono i ricoveri nei reparti Covid e 31 sono le persone ricoverate in terapia intensiva. Andando territorio per territorio, noi oggi abbiamo riscontrato appunto 20 persone positive. 3 a Piacenza, completamente asintomatiche, appunto attraverso i contatti che noi abbiamo, dei casi positivi, col tampone nasofaringeo oppure da screening. A Parma 8, 7 anzi casi positivi, di cui uno sintomatico e 6 asintomatici. A Reggio 3 casi positivi, a Modena 0. Ci sono molti territori, alcuni territori che da alcuni giorni sono a 0 casi. Bologna 3 casi positivi, di cui uno sintomatico, gli altri due sono appunto da contatti di casi positivi, asintomatici.
Imola 0, Ferrara 0, Ravenna 2 asintomatici che sono appunto da screening serologico, abbiamo rintracciato attraverso lo screening, così pure a Forlì una persona positiva asintomatica, a Cesena 0 casi positivi e a Rimini un caso positivo. Per quello che riguarda i 4 decessi, 2 sono stati registrati a Parma. Sono un uomo di 80 anni e una donna di 88 anni che avevano già precedentemente in condizioni critiche e avevano pluripatologie e ulteriori complicazioni ovviamente cliniche. A Bologna un decesso, un uomo appunto di 68 anni che anche lui era, diciamo così, in condizioni critiche in ragione di altre patologie, e a Cesena una persona deceduta di 89 anni, una donna. E noi ormai abbiamo passato, trascorso intensamente, devo dire, e anche drammaticamente, 14 settimane dall'inizio dell'epidemia. E vi vorrei mostrare 5 slide che rendono anche un po' una fotografia di ciò che è successo in queste 14 settimane, ovviamente complessivamente dalla prima ad oggi, dal primo giorno dell'epidemia fino ad oggi. Vediamo nella slide 1 che mette in evidenza quanto l'infezione da Covid abbia sostanzialmente una parità di genere, cioè colpisce sia uomini che donne praticamente quasi nella stessa misura. Nella prima parte dell'epidemia erano più gli uomini ad essere soggetti all'infezione, poi oggi abbiamo il 53% di donne e il 47% di uomini. Mentre se guardiamo i decessi, il rapporto è molto sbilanciato, il 42% dei decessi è donna e il 58% dei decessi appartiene appunto agli uomini. Sulla popolazione colpita, è molto questo grafico questa diciamo, slide che vi mostro, rende evidente quella che è la popolazione, diciamo, principale che intercetta l'infezione da Covid, e cioè quella dai 50 ai 59 anni, e poi anche quella dagli 80 agli 89 anni. Poi ci sono alcune fasce d'età, come quella dai 70 ai 79 anni, o quella dai 40 ai 49 anni, che sono più o meno alla pari. Per fortuna la fascia più, diciamo, risparmiata dall'infezione da Covid è quella dallo 0-9 anni. Sono 242 i bambini dai 0 ai 9 anni che sono stati colpiti dall'infezione da Covid, nessuno di questi ha avuto ovviamente per fortuna complicanze. E mentre se guardiamo la diciamo, stessa configurazione grafica per quello che riguarda i decessi, allora è abbastanza evidente che la maggioranza delle persone decedute è nella fascia di età dagli 80 agli 89 anni, ma diciamo che dai 70 ai ultra novantenni è la quota principale di persone che hanno perso la vita per l'infezione da Covid. Questo è un dato che risente anche dell'epidemia che è sfociata nell'ambito delle CRA, ma non solo, perché ovviamente più l'età avanza, più è facile riscontrare una serie di comorbidità, quindi anche di altre patologie che insieme al Covid poi rendono la situazione clinica del paziente più difficile. E per questo noi dobbiamo proteggere ancora i nostri anziani. Per questo noi abbiamo stabilito ulteriori controlli nelle case per anziani.
test sierologici agli operatori sociosanitari, tamponi a tutti gli anziani delle CRA, anche dove non ci saranno più focolai, li testeremo continuamente, periodicamente ovviamente. Cercheremo di accompagnare il mondo delle CRA ad una maggiore ad un'evoluzione con un maggior peso, diciamo, della sanità dentro alle CRA. Ricordo che le CRA sono strutture comunali, dell'Unione dei Comuni, private, ma la Regione non si assolutamente sottrae a quella che è una responsabilità, vuole presidiare quel mondo, ma non solo il mondo delle CRA, più in generale il mondo degli anziani, perché sono le persone ovviamente che nel caso dovessero riscontrare l'infezione hanno ovviamente maggiori vulnerabilità e quindi cercheremo ulteriormente di intensificare la prevenzione e la protezione delle persone anziane. E poi la quinta slide che ci dà veramente una grande speranza è la slide che riguarda il passo epidemiologico della infezione da Covid. 5 giorni per 5 giorni e vedete che dal 31 maggio al 4 giugno i 101 positivi sono praticamente il dato più basso dall'inizio dell'epidemia. Quindi davvero con un passo epidemiologico inferiore allo 0,1% possiamo dire che la situazione è una situazione davvero favorevole. Però il nostro compito è quello, ripeto, di non abbassare la guardia. Il nostro compito è quello di andargli incontro, e di, intercettare il più possibile, non solo i contatti stretti e larghi anche delle persone sintomatiche, ma, anche di andare a ricercare quelle senza sintomi, le persone che non hanno nessun sintomo. Che possa appunto individuarle come infettati dal Covid, ma che noi possiamo scoprire attraverso le indagini sierologiche sia del nostro screening pubblico, del servizio sanitario, sia degli oltre 100 laboratori privati che noi abbiamo validato, i cui test sono a disposizione per le attività produttive, per i laboratori, per tutti coloro che dovessero, attraverso anche una ricetta medica, del medico di fiducia, arrivare a ottenere questo test sierologico. Oggi ci sono, diciamo, le condizioni per arrivare davvero a testare tanta gente e quindi da questo punto di vista, noi continueremo a fare il nostro lavoro fino in fondo anche nei mesi estivi, anche qualora, come speriamo tutti, arrivassimo praticamente prossimi allo zero. Anzi, probabilmente lo continueremo a fare anche dopo lo zero, perché cercheremo di monitorare quello che è diciamo, il passo epidemiologico, speriamo, davvero in discesa. Quali sono le nostre priorità? Io ovviamente vado per punti, non posso elencarle tutte, le più importanti. La prima è quella di, lo dicevo adesso, dotarci di una potenzialità in termini di tamponi nasofaringei, che sono gli unici che possono dare la sicurezza o comunque la diagnosi da Covid, e test sierologici. In modo davvero consistente. Noi abbiamo affrontato l'epidemia nei mesi di marzo, con una quota di tamponi molto ridotta per via della mancanza di reagenti, per una serie di problemi che attraversavano non solo la nostra regione, ma più in generale la gran parte delle regioni, anche quelle più colpite dall'epidemia. Oggi siamo nelle condizioni di poter disporre di una potenzialità di circa 10.000 tamponi al giorno. È chiaro, non li facciamo tutti perché vanno fatti a seconda di criteri clinici e epidemiologici,
ma arriveremo addirittura a darci l'obiettivo di 15.000 tamponi al giorno per il mese di settembre, perché qualora fosse mai che avesse anche un pochino il passo epidemiologico e quindi un minimo di recrudescenza della malattia e dell'infezione, noi dobbiamo essere pronti, reattivi, tempestivi nel tracciamento della stessa e anche con i test sierologici, perché entro l'estate raggiungeremo probabilmente l'obiettivo di testare almeno il 10% della popolazione della regione Emilia-Romagna, che è un obiettivo davvero impegnativo e proibitivo, sembrava all'inizio, ma che adesso ci sembra assolutamente raggiungibile. La seconda priorità che ci siamo dati è finanziare, partecipare, sostenere, valorizzare la ricerca scientifica in tutti quei campi che possono, poi dare seguito, sfociare in terapie appropriate per quello che riguarda la cura di molte delle patologie correlate al Covid. Il Covid è un virus, però il virus può scatenare una reazione immunitaria dell'individuo e dell'organismo a volte sproporzionata, che produce un'infiammazione che può essere anche letale o comunque molto pericolosa, che molto spesso sfocia anche in fenomeni di trombosi, come è successo appunto in tanti casi, soprattutto nell'apice della curva epidemiologica. Quindi noi siamo in tutti i protocolli di ricerca, quelli più importanti, quelli che vanno dai fattori prognostici, cioè la possibilità di cogliere al giorno zero quello che è una possibilità di aggravamento della situazione clinica del paziente. Pensate soltanto a quando avevamo veramente pochissime armi o tanti lati sconosciuti di questo virus. Oggi siamo in grado, anche grazie alla nostra scoperta del Policlinico di Modena, di individuare attraverso alcuni valori prognostici, penso alla cosiddetta proteina X, cioè una proteina che si esprime nei vasi sanguigni e che in caso di innalzamento molto elevato della stessa è probabile una diciamo, situazione clinica molto pericolosa del paziente. Noi siamo oggi in grado di al giorno zero, diciamo così, di intervenire sul paziente, di comprendere quali siano le sue reali condizioni cliniche, di mettere diciamo, nelle condizioni il paziente di vedersi somministrata la terapia più appropriata, e siamo in tutti i protocolli principali di ricerca, dagli antinfiammatori, appunto, dagli antitrombotici come l'eparina, e poi anche ovviamente nella sperimentazione del plasma autoimmune. E continueremo a finanziare la ricerca scientifica, continueremo a sperimentare la ricerca applicata, grazie anche all'esperienza, alla professionalità, alla capacità dei nostri medici, dei nostri scienziati e dei nostri clinici che stanno davvero rendendo onore alla Regione Emilia-Romagna che sta guidando buona parte di questi progetti. Continueremo ad investire nella medicina territoriale perché, come abbiamo sempre detto, l'epidemia si regge nei reparti ospedalieri, ma poi si vince sul territorio. Se si è capaci di mettere in campo un'azione, diciamo, di monitoraggio e di azione proprio pratica di somministrazione anche di cure al domicilio del paziente, attraverso le cosiddette USCA, queste unità operative sono 74 quelle attualmente in attività, 389 i medici impegnati, 32.000 le prestazioni già erogate. Pensate all'idea di considerare, e questo è un punto che ritroveremo anche nelle nostre programmazioni future, considerare il domicilio del paziente il primo livello di assistenza medica, quindi prima ancora dell'ospedale, prima ancora dell'ambulatorio, il domicilio del paziente, andare a casa del paziente, cercare del cittadino, cercare di individuare l'appropriatezza della cura, la
la diagnosi ovviamente, e seguirlo anche nelle fasi della malattia. Questo vale per il Covid, ma varrà anche in futuro per la riorganizzazione della nostra sanità. Abbiamo l'ambizione lo abbiamo dimostrato venerdì scorso, di essere la regione prima in Italia per il raggiungimento del livello di adeguatezza ottimale delle terapie intensive. Il governo ha stabilito attraverso un decreto quale sia il livello di adeguatezza ottimale della terapia intensiva per regione. Noi lo abbiamo praticamente già raggiunto con anche l'innesto del COVID Intensive Care, che comprende 146 posti di terapia subintensiva e intensiva praticamente nelle reti ospedaliere, dentro i reparti di ospedale o nelle immediate adiacenze degli stessi. Ma siccome molte postazioni di terapia intensiva noi le avevamo costruiti in emergenza attraverso la destinazione delle sale operatorie piuttosto che altri reparti, dobbiamo ordinare anche diciamo così, quella programmazione in modo da arrivare ai 650 posti di terapia intensiva che siano equilibrati rispetto al territorio, diffusi nelle nostre strutture ospedaliere in modo tale da avere quella rete continua, flessibile, che sia a disposizione non solo dei cittadini dell'Emilia-Romagna, ma anche per come siamo collocati geograficamente come regione, un po' baricentrica rispetto a molte regioni che ci circondano e che confinano con noi, anche a disposizione del paese. E non a caso, appunto, ad inaugurare il Covid Intensive Care è arrivato il Ministro della Sanità, perché quello è un investimento che certamente esprime la Regione Emilia-Romagna, ma serve più in generale anche al Paese. Quinto obiettivo è quello della ripresa delle prestazioni sanitarie interrotte. Si stanno facendo. Io vi chiedo di confidare nella capacità e nella qualità dei nostri professionisti sanitari. Di tutti coloro che si stanno cimentando, i piani sono arrivati in regione qualche giorno fa e li stiamo esaminando uno per uno affinché vengano riprese le prestazioni che avevamo interrotto durante i mesi dell'epidemia, dell'acutezza massima dell'epidemia, che oggi però sono prestazioni che non si possono ulteriormente rinviare. Abbiamo sempre assicurato le prestazioni sanitarie urgenti e indifferibili. Anche adesso, ovviamente, se c'è un'urgenza, se c'è una prestazione che non può essere ulteriormente, diciamo, dilazionata nel tempo, viene effettuata e viene erogata, però dobbiamo riuscire a recuperare da qui a settembre il più possibile di quelle prestazioni che avevamo in qualche modo sospeso. E molti di voi sono stati chiamati, ovviamente verranno chiamati per riprendere le visite, i ricoveri, gli interventi chirurgici, che sono ovviamente classificati in ragione della gravità di delle categorie a cui appartengono e in ragione anche della situazione clinica del paziente. E poi cercheremo di dare ovviamente soddisfazione anche ai bisogni che dovessero in termini di salute esprimersi in questo periodo. Chiudo con quello che è il sesto e ultimo, ma in realtà poi è il primo punto su cui noi saremo impegnati e continueremo ad essere impegnati, non solo in fase di emergenza, ma anche in fase di ripresa e di ricostruzione, che è quello degli investimenti del sistema sanitario regionale pubblico. Noi crediamo in un sistema sanitario regionale pubblico e universalistico. Certo, comprende la collaborazione, che è stata assolutamente proficua, indispensabile, assolutamente, come dire, naturale tra il sistema sanitario pubblico e il sistema della sanità privata accreditata, cioè che ha un accreditamento, ha un valore dato dal pubblico, ma sia per la fase dell'epidemia sia anche per la fase della ripartenza delle prestazioni erogate
per recuperare appunto ciò che era stato sospeso. Però il governo è sempre un governo pubblico del sistema sanitario e noi investiremo tante risorse nel sistema sanitario della Regione Emilia-Romagna. Abbiamo presentato un piano degli investimenti di circa 1 miliardo di euro per i prossimi 5 anni, che comprenderà ospedali nuovi di zecca, come quello di Piacenza, come quello di Carpi, come quello di Cesena, che saranno tra i primi ospedali in Italia ad essere costruiti dopo l'epidemia da Covid. Quindi avranno in sé tutto quel know-how di progettazione che adesso per noi è indispensabile, che fino a qualche mese fa magari consideravamo in maniera non adeguata, come appunto percorsi separati anche per proteggere non solo diciamo, i degenti, ma anche i professionisti e gli operatori sanitari. Ma non solo ospedali, anche case della salute sul territorio, interventi appunto di prossimità, laddove i livelli territoriali e specialistici ospedalieri li vedremo sempre più integrarsi l'un l'altro nella comune assunzione di responsabilità per garantire il diritto alla salute del cittadino. Poi i 26 milioni che abbiamo speso per il Covid Intensive Care, che resteranno, non sono stati milioni spesi per una struttura che poi è da smontare, sono milioni che abbiamo speso, molti dei quali anche appartenenti, cioè diciamo offerti dai cittadini e dalle imprese attraverso le donazioni, e che rendiconteremo assolutamente euro per euro quello che abbiamo ricevuto, però sono finanziamenti per lo più regionali che sono stati dedicati ad una struttura che rimarrà strutturale, rimarrà per sempre a disposizione della nostra regione, non certamente in cattedrali nel deserto che poi dovessero in qualche modo essere dismesse dopo l'emergenza. 75 milioni di euro per riconoscere e valorizzare il più possibile attraverso gli istituti contrattuali esistenti, quelli che sono gli operatori sanitari, anche se non bastano certamente, non basta il bonus economico per dire quanto siamo grati, quanto siamo ammirati, quanto siamo soddisfatti e orgogliosi dell'impegno e della qualità dei nostri professionisti sanitari. Io in poche settimane da assessore ho visitato tantissimi ospedali, ho parlato con tantissimi di loro, anche i medici di medicina generale, ovviamente, e devo dire che ho espresso a ciascuno di loro la nostra gratitudine e ho visto sotto, anzi sopra la mascherina, dritto il loro sguardo, l'orgoglio di lavorare per il bene comune, per la salute dei cittadini, in un sistema sanitario che ha retto e che continua ad essere un esempio per l'Italia. E poi 100 milioni di euro per assunzioni di personale. Abbiamo assunto 570 medici, 1780 infermieri, altri 1000 professioni sanitarie. Noi crediamo in una sanità pubblica che investa non solo in strutture, ma anche nella qualità e nella quantità del personale, del capitale umano. Per cui continueremo ad investire e speriamo di poter avere tutto quello che abbiamo, diciamo, di nostro come bilancio della regione, lo abbiamo messo in campo, ma speriamo di poter veramente contare sulle risorse del decreto rilancio, sulle risorse europee, non solo per le strutture, ma anche per rendere davvero concreta quella consistenza, anche quantitativa, non solo qualitativa, del personale medico-sanitario e socio-assistenziale. Queste sono le nostre priorità, sono le priorità dei cittadini. Ed è bello che ci si ricordi, non solo, dentro un'emergenza, ma anche dal giorno dopo, l'emergenza, che speriamo possa avvenire al più presto. Io vi saluto, vi auguro ovviamente buon inizio settimana e, come consueto, ogni 7 giorni, poi potrà capitare il venerdì, potrà capitare il lunedì a seconda
degli impegni che ci sono, ma renderemo conto di quello che stiamo facendo e di come siamo messi in termini dell'epidemia da Covid. Buona serata.